Oggi l'Abruzzo si tinge di nero, ma anche il profumo svolge il suo ruolo, e di bianco anche, come sottolinea il vicepresidente della regione Emanuele Imprudente. Quanto conta il tartufo d'Abruzzo sul mercato abruzzese? Sulla tavola conta tantissimo, lo sappiamo, ma sul mercato quanto conta? Nasce, la fiera nasce proprio per valorizzare i tartufi d'Abruzzo. La regione Abruzzo è una regione che è tra i primi produttori in Italia, ma è una regione che ha fatto il tartufo d'Abruzzo, ha fatto ricca le altre regioni. La fiera nasce proprio per valorizzare il tartufo d'Abruzzo e farlo diventare protagonista in senso assoluto. Noi stiamo promuovendo il brand del tartufo d'Abruzzo, così come fanno in altre località, e questo sta facendo crescere in maniera importante il valore e la consapevolezza. In ogni occasione, in ogni evento, raccontiamo e portiamo le esperienze sensoriali e qualitative dei nostri tartufi, e questo viene apprezzato a livello nazionale ed internazionale. È un po' questo lo scopo con cui è nata la fiera, da cui abbiamo costruito un percorso, un progetto che cresce di anno in anno. Questa è la terza edizione, abbiamo la presenza del Ministero dell'Agricoltura, la presenza del Ministero degli Esteri con una mostra, che insieme ai GAL, all'ARTAL, abbiamo costruito un evento dove dentro ci sono ovviamente, oltre agli standisti del food in generale con protagonista il tartufo, ma abbiamo show cooking, abbiamo influencer, abbiamo tutta una serie di attività e di eventi che diventano un elemento importante e trainante per quella che è l'economia agricola, di quella che è l'espressione e valorizzazione di un territorio, di una regione che ha una grande potenzialità. È partita oggettivamente una grande fiera e siamo orgogliosi e convinti che cresceremo di anno in anno, perché questo è l'obiettivo che ci siamo messi in testa, e soprattutto perché la qualità dei nostri tartufi, la qualità dei nostri prodotti, la qualità dei nostri prodotti agricoli, soprattutto quelli che sono i prodotti di nicchia, di quelli che sono le tipicità, di quelle che sono le peculiarità del nostro territorio, oltre ovviamente al vino, oltre all'olio o all'ortofrutta, che sono diciamo, i must già affermati, stiamo facendo crescere in maniera importante. Volevo chiedere, ma ha risposto già in questa, ma perché il tartufo abruzzese è così buono, visto che i buon gustai, i gourmet ne vanno a caccia perché dicono che è un tartufo eccezionale, perché? Cosa nasconde in sé? Ma i tartufi abruzzesi nascondono semplicemente l'espressione di un territorio che è unico nel suo genere, è una regione che ha mare in montagna, è una regione che ha il 40% in aree protette tra tre parchi nazionali, un parco regionale, insomma la qualità ambientale ha il suo valore, ha il suo perché, quindi riesce a esprimere delle peculiarità che altri tartufi e quindi altre regioni non hanno. È così come a carattere generale, la nostra regione è identitaria e al tempo stesso unica, noi siamo l'unica regione dove si scia e si vede il mare, e queste sono peculiarità che i nostri prodotti ovviamente non sciano, ma hanno la forza per far capire che sono qualitativamente superiori, mi permetto di dire, al resto. Grazie, godiamoci questo profumo buonissimo.